Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Narita Boy, ragazzi, appena inserito nel Game Pass e in uscita proprio oggi, se ben mi ricordo, o mi sa ieri quando vedrete il video. In effetti, questo titolo qua, come vi ho detto, appena inserito nel Game Pass, è una sorta di action platform che si ispira molto al, diciamo, allo spirito retro del videogioco, ma con un twist particolare. Ho visto un po' di gameplay e sembra veramente molto ispirato e molto curato. Sentite la musica di sottofondo, a me ricorda vagamente i Daft Punk o gli M83, qualcosa del genere. Il che non mi dispiace affatto. Va bene, allora ragazzi, proviamolo un po', vediamo che succede. New game. Oh, guardate l'effetto CRT. Vecchia York nei primi anni Ottanta. Oddio, mi fanno male gli occhi. Sapete, qualche anno fa ho guardato, dopo mille anni, un monitor CRT acceso perché c'era un gioco sopra. Porca miseria. Come facevamo a non morire davanti a quegli schermi? Sembra essere veramente ben fatto però, eh? Cioè, dal gusto retro, ma fatto in maniera moderna. Anzi, dal gusto super retro, ma dallo spirito moderno. Ma che versi sono? Aspetta, che macchina è quella? Dai, è fantastico. Arrivo nel regno digitale, Hero Summit. Oddio, sa anche un po' di Another World. Appena in tempo, Narita Boy. La bandiera, il flag, credo che sia meglio dire così, che abbiamo programmato con il call, la funzione di chiamata eroe, ci ha dato diciamo abbastanza gioco per assemblare quello switch e forzare la tua entrata attraverso dei segmenti del vecchio codice. Questa regione è a malapena controllata dagli Hackernauts. Puoi viaggiare attraverso di esso con una certa tranquillità, ma sii prudente. Lui e i suoi Hackernauts stanno correndo senza sosta attraverso le linee di codice per cercare di trovarti. Premere questo bottone aprirà la porta. Dentro ti aspetta un modulo olografico della motherboard, della scheda madre. La nostra madre protettiva di tutti i programmi nel regno digitale. È nella capitale del regno digitale.
che sostiene il trichroma, controlla il codice, chiude le brecce e fissa dei bug. Fin dall'arrivo degli stalloni, il codice del Digital Kingdom, del regno digitale, è stato instabile, e anche il raggio trichroma. Obiettivi, apri la porta. Porca miseria, fa uno strano effetto agli occhi perché ha l'effetto monitor CRT proprio l'intero gioco, capito? Cosa c'era lì? Ah, ok. Vai giù dalle piattaforme. Wow. Salta. La caverna del trichroma. Ma che figo che è, comunque. Ma, motherboard, è un messaggio preregistrato per la vera instance dell'eroe digitale Narita Boy. Io sono la motherboard, programma supervisore del regno digitale. Sono stata programmata linea per linea dal creatore e il mio codice sorgente si emana dal core architetturale del trichroma. Ero uno dei primi programmi senzienti che si è svegliato nel regno digitale. Se stai ascoltando questo messaggio, significa che hai ricevuto la nostra chiamata e hai deciso di venire in nostro aiuto. Benvenuto. Allora, cosa vedi? Ciò che vedi è la metafora visuale del trichroma, il raggio che emana dal suo core e i tre raggi che si alzano dal nostro codice sorgente del regno. Ogni raggio ha una funzione definita e occupa una specifica regione del regno. Ogni raggio è un'entità computazionale che crea un sistema di programmi intorno a esso. Questi sistemi sono chiamati case del trichroma e ce ne sono tre. Esattamente come ci sono tre raggi creatori. Il raggio giallo, una regione di codice che crea la simulazione del deserto. Il raggio blu, la regione delle piogge eterne e della simulazione blu. E finalmente la casa rossa, la più potente e distruttiva casa di tutte. Il raggio della casa rossa è il potente equilibrio che supporta l'architettura del trichroma. Ma lui, il programma supervisore che era solito gestire il bagaglio di dati, è impazzito e ci ha tradito. Lui sperava di avere una supremazia sulla casa rossa. L'abbiamo sconfitto ed è stato espulso dal raggio rosso insieme con gli altri programmi conosciuti come stalloni. Ma sono tornati, Narita Boy, e questo è il motivo per cui ti abbiamo chiamato. Abbiamo bisogno di un eroe che possa brandire la tecnospada, la unica spada forgiata con i raggi del trichroma, capace di distruggere il codice degli stalloni. Devi andare al castello dei tecnopadri. Sono i programmi supervisori che hanno forgiato la tecnospada. Devi raccoglierla da loro e liberarci dalla minaccia degli stalloni. Ma non è tutto ciò che chiediamo. Lui ha inflitto ancora più danni. Ok, devo andare in questo castello, no? Veramente tanto ispirato. Questo è lui, il mago, cioè lo stregone, il vecchio fratello supervisore della casa del raggio rosso. Ha causato tantissima distruzione. La motherboard ti spiegherà tutto. Hai una console olografica con un double Ansible, che non so cosa voglia dire, per contattarla. In ogni momento, cioè
tutte le volte che troverai una console olografica puoi comunicare con la motherboard. E per di più è tutto codificato in maniera sufficientemente complessa per fare in modo che i suoi hackernauts non possano intervenire nel tuo dialogo. Va bene, ok. Questo. Ah, immenso dolore viaggia attraverso il mio codice, vedendo come il primo dei la prima delle 13 memorie del creatore è stata distrutta. Questo totem demolito ti dà l'accesso alle memorie del creatore. Il creatore le ha piazzate in differenti parti del regno come misura di sicurezza. Se qualcosa fosse successo al creatore, l'eroe digitale sarebbe stato in grado di immergersi lui stesso nelle sue memorie per riattivare la memoria passiva del regno digitale e quindi tenere aggiornato il codice sorgente. Che casino, ragazzi. Ora abbiamo bisogno di loro perché lui ha cancellato le memorie del creatore. Le 13 che formavano il suo network neuronale. Il creatore non può ricordare. Il creatore ha dimenticato che sostiene questo regno. E dato che si sta dimenticando e che l'equilibrio nel tricroma minaccia di cadere, lui e i suoi stalloni ci hanno ancora una volta invaso. Come sia riuscito a cancellare le sue memorie noi non lo sappiamo. È un mistero che magari riuscirai a risolvere mentre viaggi verso di loro. Sarai uno psiconauta e un eroe. Ma ricorda, se il creatore dimentica permanentemente, il regno digitale sarà perduto. Lui controllerà il potente raggio rosso soggiogandoci ai suoi desideri più oscuri. Il tricoma sarà destabilizzato e saremo sotto il suo regno. Ok, anche se uccidi migliaia di programmi stallone, vabbè. Ricorda che solo il creatore può completamente eliminare il codice dello stallone che sta gradualmente apparendo a migliaia di linee nel codice sorgente. Devi trovare i 12 totem rimanenti, mettere il loro codice insieme e viaggiare con essi. Solo sbloccandoli può il creatore recuperare la sua memoria, quindi sbrigati. Sì, ma... Sì. Ok, un'ultima cosa. Figlio elettricroma, non è possibile viaggiare verso la prima memoria attraverso questo totem rotto. Ma non hai bisogno di recuperarlo. Le 12 memorie rimanenti sono sufficienti per il creatore per ricordare. Ma dovessi sapere che ci sono 10 floppy disk di backup nel regno digitale. Se li trovi puoi ricostruire questo primo totem. Ti saremo eternamente grati se riesci a recuperare anche la sua prima memoria. Ok, finora sono stati una marea di dialoghi. Che per carità, questo titolo mi pare più narrativo di quanto immaginassi alla fine. Ok, veramente anche registicamente è veramente figo. Madonna, altri dialoghi? Narita Boy, non ci siamo presentati. Scusate, raga, non ce la faccio più, veramente. Ah. No, scusate, mi state dicendo che devo veramente... Va bene. Va bene, ok, vediamo se... Ok, lo devo semplicemente schivare. Beh, lascia andare? Come lascia andare? Three.
Oh oh. No. Se piattaforme si vedono a malapena. E per carità, è parecchio responsivo, eh. Però il fatto è che è un po' strano perché c'è l'effetto CRT un po' falsato ed è... Cos'è questa cosa? Accesso alla caverna di Baba. Sì, ha bisogno di una tecnochiave. Un vecchio programma, c'è una vecchia donna. Ok, va bene. Scusate se salto, ragazzi, però. Ah. Ok, qua ci sono tutti gli obiettivi. No, oh, cioè, veramente figo, eh. Al castello di Tecnopadri. Zombie? Ok, ma non gli posso fare niente. Non gli posso fare niente in questo momento, temo. Aspetta, non c'è una spada qui? No, era solo un... No, aspetta. Ecco, no, mi sembrava... Ok, però era l'indicazione del fatto che probabilmente lì dentro c'è la spada. Ok, Narita Boy. Questo è... non è... L'accesso non è permesso. Air rooms. Cos'è? Oh, di nuovo lei. Bene. Sì, va bene. Scusate, ragazzi, non ce la faccio più veramente. Dialoghi su dialoghi. Ancora non ho tirato un singolo colpo. Bene, sì, qui non si può entrare. Niente, quindi, il nulla. Carità, è fighissimo, eh. Un po' mi dispiace non leggere tutto quanto, però dai, andiamo. Madonna, che casino è qua. Benvenuto a Narita Boy, la tecnospada ti aspetta, ok. Fino alla stanza c'è un altro ascensore. Che cos'era? Che è tipo un'altra dimensione, wow. No. Sti frati bionici che fanno le corna? Ah. È fighissimo! È veramente figo, ragazzi! Mm-hmm.
veramente figo, non c'è che dire. Animato benissimo. Shotgun Ultra Beam. Bam! Purtroppo non c'hanno il... Guardate, è animato in maniera moderna, non è per niente retro dal punto di vista dell'animazione. No! Sono caduti sotto come un coglione. No, è che volevo colpirlo. Però non so se posso, in effetti. Au. Ok. Ok, questo è praticamente un bonus. Un momento di potenziamento. Dodge. Ah, ok. LB. Ah, che figo. Bene, di lei. Di nuovo lei. È veramente fighissimo, non c'è che dire. Di nuovo lei. Il primo totem. Questo era, infatti. Ok. Va bene. Allora, ragazzi, io mi fermerei anche qua perché comunque il grosso del gioco penso di averlo capito. Devo dire che sono piacevolmente sorpreso, cioè è fatto con una cura e un'ispirazione questo gioco qua che è molto al di là di quanto mi aspettassi. Veramente fighissimo. Secondo me hanno esagerato con lo spirito retro pure della curvatura CRT, che è veramente un po' scomoda. Però devo dire che l'hanno realizzata così bene questa cosa, anche se si sono spinti tanto in là, che onestamente è veramente una piccola chicca questo gioco qua. Quindi ragazzi, se avete delle velleità un po' retro e vi piacciono gli arcade platform, mi sa che ci dovete giocare a questo gioco. E soprattutto se avete il Game Pass, provatelo. Provatelo perché, cavolo, oh, pad alla mano, la sensazione è veramente fighissima, credetemi. Quindi gente, la sezione commenti è tutta vostra. Fatemi sapere quello che pensate. Grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo. E come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, le community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!